si appresti a battere il rigore, ne ha già battuto uno in questo inizio di stagione, realizzando. Riganò contro Pin. Fischi da parte della curva rosso-blu, fischia l'arbitro adesso, batte Riganò, spiazza Pinna ed è 1-0 per il Taranto sul rigore quando siamo al 31esimo minuto di gioco. Si mette male per la Torres, si mette veramente de male. Il pallone, bellissima questa azione della punta. Avanti è pericoloso perché oltre ad essere bravo di testa è anche bravo con i piedi. Adesso ha fatto un fuori in maniera impeccabile Panetto, è andato al tiro ed è stato molto bravo Pinna perché la palla ha rimbalzato anche prima a mettere in angolo. Probabilmente Petrelli sta facendo riscaldare Checchi perché sta pensando di metterlo su Riganò, che so in quanto Panetto soffre moltissimo, infatti è proprio Riganò che adesso la mette dentro e siamo 2-1 per il Taranto quando siamo al 44esimo minuto. Il confronto fisico fra Panetto e Riganò è inesistente, sì, la punta torresina. Non si può lasciare il giocatore più forte del Taranto da solo di testa, cioè è una cosa incredibile, è un peccato perché la Torre si sta mettendo l'anima, il cuore, e non puoi dire niente ai ragazzi che si stanno impegnando alla morte e poi negli episodi che poi alla fine sono determinanti per far sì che il risultato penda da una parte o dall'altra dimostrino di essere ragazzini nel gestire certe situazioni. Sì, qua effettivamente c'è stata una grande leggerezza della difesa torresina. Panetto soffre moltissimo questo confronto con Riganò che lo batte dal punto di vista fisico. Ora è l'Angella che ci riprova, fa tutto da solo, arriva sino al fondo. L'Angella, mi senti bene? Certamente Gianni, vai. Ecco, io devo ringraziare il bomber Cristian Riganò che ha aspettato qui con me in attesa di questo collegamento perché i ragazzi, come sai, devono svolgere la vita da atleti, devono andare a dormire e Cristian, con il permesso naturalmente del mister e del direttore sportivo e con lui anche altri atleti che sentiremo, ha atteso finora. Allora, c'è un dato statistico che io voglio dare subito. Riganò ha segnato, pensate, 19 gol in 14 partite in questa stagione 2001-2002 tra Coppa Italia, campionato, tornei ed amichevoli. Beh, il bottino si commenta da sé. Oggi è stato il vero e proprio mattatore dell'incontro, una doppietta, ha giocato una gran partita, il migliore in campo, una valutazione da 8 secondo una mia valutazione personale ma anche secondo quella di tutti che ha detto i lavori. Sentiamolo allora Cristian, una doppietta che hai regalato col cuore ai tifosi tarantini quest'oggi. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, a voi studio. Niente, sono contento per i due gol, anche se a metà, perché se vincevamo ero più contento, però finalmente non abbiamo perso fuori casa, abbiamo fatto un punticino, meglio un punto che niente. E niente, ora ci prepariamo, mercoledì abbiamo un'altra trasferta che è quella di Coppa Italia a Pescara, ci dobbiamo fare bella figura e poi prepariamo al meglio la partita con l'Aquila che sappiamo che ha preso in casa 3-1 e sicuramente verrà a dare battaglia a Taranto da noi. Ecco, parliamo di questi due gol, il primo sul rigore e il secondo con un colpo di testa che era una vera e propria fucilata, tant'è che il difensore che era sulla linea ha cercato di rinviare ma è andato dentro la porta con tutto il pallone, eppure è colpito di testa e non con il piede. Sul rigore, nonostante la bordata di fischi incredibile che giungeva dagli spalti e le azioni di disturbo da parte degli avversari, ha dimostrato grande freddezza e maturità anche dal dischetto. Sì, mi è andato bene anche questa volta, niente, ho aspettato fino all'ultimo, il portiere è andato alla sua sinistra, io ho depositato la palla a destra, siamo stati in vantaggio, poi hanno pareggiato anche loro sul rigore, dopo su una mia azione il portiere ha fatto un'ottima parata, è nato il calcio d'angolo che poi battuto da Triuzzi ho fatto gol di testa e niente, ripeto, peccato che non sia servito per i tre punti, però siamo contenti. Senti, per quel che riguarda il risultato, alla fine però il 2-2 nel complesso giusto per il computo delle azioni dall'una e dall'altra parte, è stata nel complesso una grande, bella partita. Sì, sicuramente, alla fine credo che questa partita la potevamo anche perdere perché dopo l'espulsione di Pastore, con l'uomo lanciato a rete, hanno preso anche la traversa su un'ottima parata di Bitonto, quindi si andava dentro quella palla, perdeva anche la partita, quindi secondo me era una beffa, il pareggio credo sia risultato più giusto visto che il secondo tempo non siamo quasi mai usciti fuori dalla nostra area, non abbiamo superato molto il centrocampo, giocavamo
con palle lunghe, quindi credo il pareggio sia giusto, 2-2 va bene. Senti, ti abbiamo visto anche dietro sovente, hai sbrogliato un paio, almeno un paio di passe difensive che si stavano ingarbugliando grazie alle tue lunghe leve, ti metti sul vertice dell'area piccola quando ci sono dei cross, i calci d'angolo, e la prendi sempre tu di testa. Questo, di questo ti devo ringraziare soprattutto Siroti e Pastore. Ma sicuramente cerco di fare il mio lavoro, sia in fase d'attacco che anche in fase di difesa, c'è bisogno di una mano, sono, come sapete tutti, disponibile. Anche questo gli sono andato parecchie volte a dare man forte alla difesa, come detto Gianni ho preso un paio di palloni di testa importanti, niente, l'importante è alla fine aver sfatato questo trabuto di trasferta, abbiamo fatto un punticino che è meglio di niente, e niente, il morale ora è alto e pensiamo alle prossime partite. Che effetto ti fa essere lì in vetta alla classifica dei marcatori con la media incredibile di una rete a partita? Sicuramente è un effetto positivo, io sono un attaccante e lavoro per questo, lavoro per far gol, anche se a volte il gol non è tutto, perché giochiamo, siamo 11, andiamo in campo con quella panchina, quindi niente, io se faccio gol sono più contento perché la squadra vince, un po' meno quando non faccio gol, però niente, oggi è andata bene e speriamo di continuare su questa strada. Senti, la prima doppietta della stagione merita una dedica? Sicuramente mia moglie e mia figlia, che sono le persone che c'ho sempre al mio fianco, a loro due. Senti, bellissimo quel gesto, dopo ogni tua rete, la maglietta baciata sotto la curva dei tifosi tarantini, che anche quest'oggi c'erano ed erano tanti. Sì, le abbiamo ringraziate alla fine, abbiamo regalato anche le magliette. Niente, mio non vuole essere un gesto di ruffineria, io l'ho sempre detto, questa maglia me la sento addosso e spero di onorarla finché sarò a Taranto.